Ciao a tutti, sono Francesco Modero e sono CTO e founder di ItBytes, che è la società che ha creato Wix, che è una piattaforma per sviluppare voice application, diciamo in semplicità ed autonomia, multiplatform, come ha suggerito prima Paolo. Vado alla giancia, iniziamo a parlare un po' di che cosa sono gli smart speaker. Gli smart speaker all'inizio erano semplicemente dei registratori, diciamo delle casse Bluetooth che hanno iniziato hanno visto un'evoluzione dal, diciamo, 2017 in poi, che è cresciuta in modo significativo. Si pensa che il mercato degli speakers sia di circa 30 miliardi intorno al 2024, ma questi numeri sono in realtà stati corretti al ribasso, quindi si parla di 30 miliardi già nel 2022. Quali sono i vantaggi della voce? Ce ne rendiamo conto tutti, perché sicuramente da oramai iPhone 5, 5S, abbiamo avuto, i vari iPad, abbiamo potuto giocare con Siri, cercare di sfidarlo, cercare di renderci conto e interfacciarci in qualche modo con lui, e ci siamo resi conto sempre di più, almeno io mi sono reso conto sempre di più, che la voce è una delle maniere più semplici di comunicare. Possiamo esprimere circa 150 parole al minuto, mentre a scriverlo, se si è bravi, si è sui 40, massimo 60 caratteri al minuto sulla tastiera. Sulla macchina da scrivere qualcuno in meno, semplicemente per motivi fisici. Le funzionalità che la voce abilita a fare, senza perdersi in vari click su interfacce grafiche, che possono essere sia computer che cellulari, è sicuramente avere un accesso immediato a quello che serve. Ehi Siri, aprimi la mappa, oppure ehi Siri, trovami un ristorante qui vicino. Porto l'esempio di Siri, oramai con Alexa, diciamo, ehi Alexa, come stai? Ti rispondo una frase random. Ma Alexa, che cosa c'è nella mia shopping list? Ora, io ce l'ho la shopping list, uso Google Keep per la mia shopping list, perché non mi ricordo mai quello che devo comprare. Poi, mettiamo che, ok, ho la memoria della pesce rossa, è vero. Però, nella maggior parte dei casi, ormai la voce ti aiuta in un modo o nell'altro a comunicare senza dover aprire Google Keep, senza preoccuparti che è l'ennesimo tab su Chrome oppure il cellulare. Cioè, diciamo che aiuta perché è un device che è totalmente separato. Chi è che è entrato nel mondo delle voice application, o comunque nel mondo voice? Abbiamo avuto Microsoft tra i primi, che ha iniziato a offrire Cortana con Windows 8, se non sbaglio, 8.1, qualcosa del genere, e da lì Siri in modalità all'inizio dumb, e poi sempre più un crescendo di migliorie anche in base al miglioramento dell'intelligenza artificiale, per arrivare ad Amazon 2016 con il suo primo device Alexa, e Google con il suo Google Home. Ora, Amazon e Google si sono mossi più o meno di pari passo per quanto riguarda lo sviluppo e la comprensione della voce. C'è da dire che Amazon è entrata nel mercato prima. Amazon ha un grip totalmente diverso, mentre Google può beneficiare di tutti i servizi che offriva e continua ad offrire per ricalibrare e migliorare la sua intelligenza artificiale per il riconoscimento vocale. Che quando parlo di intelligenza artificiale non parlo solo di TensorFlow o di sistemi, diciamo, che in qualche modo autoapprendono, ma parlo anche di catene di Markov, quindi è un'intelligenza artificiale mista sia a base statistica che a base di, diciamo, un pochino di più a reti neurali. E abbiamo dei casi di successo per quanto riguarda le voice application. Questo è un caso europeo
E come cartina tornasole abbiamo considerato la Germania, poiché è stata tra le prime ad avere il servizio di Alexa e al tempo ancora non c'era Google, quindi Google Home ancora non era disponibile, o Google Assistant, che è su tutti i cellulari Android, non era disponibile. Qui vediamo Uber, Deutsche Telekom, Deutsche Bahn e Bank of Austria, che sono tra le applicazioni più scaricate e comunque più utilizzate all'interno del marketplace di Amazon per quanto riguarda Alexa. E questo è per quanto riguarda l'Europa. Questo è solo un esempio, ovviamente il mercato è molto più denso, c'è l'Inghilterra, però l'utilizzo che viene fatto in Inghilterra è molto simile all'utilizzo che viene fatto negli Stati Uniti. Per quanto riguarda, diciamo, dall'altra parte del mare, o comunque in America, ossia, tra le applicazioni più scaricate e più utilizzate abbiamo Fox News, Domino, che già era tra le prime nel mondo dei chatbot, è stata tra le prime a sviluppare, e poi vediamo una massiccia presenza di Philips con le sue lampadine intelligenti che ti permettono di interfacciarti tramite Alexa. E Alexa, accendi la luce del salone, spegni la luce del salone, cambiami la tonalità o cambiami il calore della lampadina, che sono alcuni servizi che Philips con le sue lampadine offre sia dalla sua applicazione sia tramite voce. Ci sono dei casi che noi siamo riusciti a cristallizzare in qualche modo per il B2C, quindi per che cosa potrebbe essere utile la voce per quanto riguarda un cliente. Si può dare un servizio di customer service, si può dare checking account balance, per esempio, quindi una banca può offrire i propri servizi, come abbiamo visto c'era Bank of Austria, ma ce ne sono anche altre, negli Stati Uniti c'è Capital One, Bank of America e qualcun'altra, che hanno lavorato, diciamo, e continuano a lavorare in questo senso, e in più c'è anche TD, che è una banca americo-canadese, diciamo una joint venture tra queste due banche. Poi, al terzo posto, ma non in realtà terzo, ma più che altro secondo, è la fruizione dei contenuti vocali. I podcast erano in un qualche modo morti, o comunque si era passato ai video su YouTube, ora i podcast stanno ritornando anche grazie a questi devices. Questo apre le porte sia ai vari servizi di podcasting che già sono disponibili, sia alle radio, come per esempio la BBC o The Guardian o anche dei giornali, a offrire i loro podcast direttamente sulla piattaforma Alexa. Amazon o Google, entrambi. E questo apre le porte, secondo me, ad una radio o una televisione o un giornale per essere più vicino alle persone che dovranno fruirne del servizio. Quindi riuscire a capire meglio quali sono le esigenze, qual è il podcast che piace di più, qual è il podcast che piace di meno, dove c'è Radio 24, la Zanzara, per esempio. Chi lo sente è un must per Radio 24, il podcast della Zanzara su iTunes è uno dei più sottoscritti e più ascoltati, quindi Radio 24 sicuramente potrebbe beneficiarne. In più, e quindi qui ci si collega anche ai customer needs, perché si riesce ad avere un ritorno di informazione su qual è il podcast più ascoltato, qual è la notizia più importante, oppure quello che si chiama in gergo tecnico flash briefings. Un flash briefings è quando tu dai delle notizie in un massimo di 60-80 secondi. In radio, alle 11 c'è sempre il radiogiornale. Questa è esattamente la stessa cosa. Flash briefings però può essere su diversi topics, perché a noi interessa più la politica estera, oppure a noi ci interessa del mercato, o non ci interessa delle boiate che dice Trump. Noi vogliamo avere le notizie su Paolo, e sappiamo che c'è la radio di Paolo che ci dà le notizie di Paolo. E quindi si inizia anche a generare
uno stream di informazioni basato su quali sono le esigenze dell'utente. E fare ordini, soprattutto Amazon Alexa è quello su cui sta spingendo. Avere la possibilità di fare degli ordini, quindi la lista della spesa che dicevo prima, automaticamente Alexa compra o make the order. Ci sono anche dei casi per il B2B che potrebbero essere controllare l'inventario, comunque le disponibilità per determinate cose o determinati oggetti, prenotare delle sale, per esempio in un tramite cellulare, perché Alexa noi ora lo pensiamo con il device così, però per Alexa c'è anche l'applicazione mobile e c'è sia su Android che su iPhone, quindi si coprono tutte le esigenze che hai a casa e le esigenze che hai in mobilità. E in più c'è anche da dire che ci sono dei lavori da parte di ST e Microelectronics di avere Amazon Alexa in un qualsiasi device dove sia necessario, per esempio una macchinetta del caffè, quindi alla vostra Nescafé dite Alexa fammi il caffè. Quindi inizia a essere realmente un modo di pensare che inizia a cambiare, cioè anche per noi, oramai ci iniziamo, non tanto noi in Europa o in Italia, però già negli Stati Uniti queste esigenze si vede anche dai bambini che si interfacciano con questi devices molto più naturalmente rispetto ad un adulto. Hanno una percezione diversa, come hanno una percezione diversa per i tablet, quindi per l'iPad, che per alcune persone è ancora controintuitivo, molto poco fortunatamente. In più si potrebbe volere Alexa o Google Home che permette di fare i briefings su come sta andando il quarter all'interno di un'azienda, o come tirami fuori gli ultimi 10 utenti o tirami fuori gli ultimi 500 utenti di questo mese. Quanti utenti ho avuto? Quanti utenti nuovi ho avuto? Praticamente si tratta di trasformare delle query in fatti che possono essere analizzati da queste piattaforme. E ora tutto questo, la domanda fondamentale è ok, e tutto questo baradam come lo facciamo? Dobbiamo continuare a sviluppare, perché il problema è sempre lo stesso, sono delle voice application e le voice application implica che qualcuno deve programmarle, deve scriverci del codice. Questo codice però, oltre ad essere scritto, ha dei tempi di sviluppo, come tutte le applicazioni. Questi tempi di sviluppo possono portare poi a ok, è un ottimo progetto, è andato bene, oppure era mettere la voice application per farmi fare il caffè alla Nescafé era una boiata pazzesca, perché non me ne frega niente. Però tutto questo necessita di sviluppo e testing, diciamo anche abbastanza pesante. Per questo motivo noi abbiamo creato VX, che è una piattaforma che ti permette di fare il design, il prototyping e il deployment delle voice application sia su Amazon Alexa che su Google Assistant. Questo vuol dire che dal tuo browser puoi scrivere del testo che ti aspetti di ricevere, verificare le risposte se sono meaningful o meno, quindi se ha senso realmente quello che tu stai cercando di fare con la tua voice application, senza svilupparla, cioè senza scrivere una linea di codice, che è utile perché è una fase di testing senza aver avuto un dispendio di risorse di sviluppo non necessarie. Perché farlo? Come ho appena finito di dire, perché puoi avere il risultato della voice application, quindi puoi già verificare subito dopo che hai messo, request and response, già puoi sapere se funzionerà e come funzionerà, oppure come sarà la voice application. Si può fare, si itera on the fly, perché basta cambiare una stringa per avere un risultato diverso, e quindi non c'è bisogno di andare
a ricompilare o a giocare con Ngrok o con qualsiasi altra cosa si voglia per avere l'endpoint su Amazon Alexa o su Google, e quindi si ha anche un risparmio più che di tempo di noia e mal di testa se non è necessario, e poi è ovviamente conveniente. Come funziona con Wix? È molto semplice, sono 5 step, si crea il progetto, si sceglie il template se si vuole o anche no, si inizia a editare la skills e si testa immediatamente dal browser, senza aver bisogno di interfacciarsi con nulla, fino a quando non è il momento. E se si volesse testare su Google Home o sull'Amazon Alexa che abbiamo a casa, basterà fare il deployment della skill o della action direttamente su questi devices, mettete il vostro account, username e password, i vostri account di sviluppatore ovviamente. Quindi, giusto per riassumere un'altra volta, che cosa offre Wix? Offre il prototyping, preview and testing, deployment sui devices, interfacciamento con API di terze parti, quindi è possibile fare richieste GET e POST a servizi terzi, è customizzabile poiché si possono anche mettere degli MP3, dei file MP3 per le richieste e per le risposte, soprattutto per le risposte, o per il messaggio di benvenuto, e presto ci saranno gli analytics, non è ancora finalizzato il lavoro. Come dicevamo, la piattaforma è aperta, è in beta e chiunque la può testare. Prevediamo alla fine del primo quarter del 2019 di aprirla, diciamo, con subscription mensile e annuale, con 14 giorni di taglio, ma al momento è aperto e chiunque si può registrare. Questi siamo noi, e se volete posso fare una piccola demo, se ancora ci abbiamo il tempo. Scusa, posso farti una domanda? Prima o dopo della demo? Come non lo so, vai. Volevo solo chiederti se si prevede anche del reverse engineering da skills e quindi action già esistenti, o se funziona. È impossibile, no, cioè, no, capisco la tua idea. È difficile fare il reverse engineering di una skills che già esiste. Cioè, bisognerebbe sapere le frasi, bisognerebbe catturarle, avere un endpoint. Premesso che usa, cioè, nel senso, sì. Cioè non di una skill, certo. Diciamo, di altri, di una skill che hai fatto te, chiaramente. Di una skill nostra? No, però prevediamo, abbiamo, diciamo, il roadmap di far scaricare un codice, una specie di codice sorgente della skills. Però è in roadmap. Sì. No. Però avendo tu, ora vedrai, nell'interfaccia. Sì. Questa è un'applicazione di esempio in cui noi cerchiamo di simulare, o meglio, simuliamo una società che si chiama Mr. Taxi, che vuole offrire un servizio di taxi booking. In questo caso, questa è soltanto la fase di prototipo, senza ancora le variabili o le richieste API che possono essere fatte, semplicemente per mantenere il più semplice possibile, per dare un overview generale. Ora, l'interfaccia, come vedete, è separata in due, con un 70% sui vari flussi e un 30% per modificare le varie caratteristiche della voice application. In questo caso, il messaggio di welcome
è quello che di solito viene definito all'ingresso in un'applicazione. Ehi Alexa, parla con Uber, ti esce subito il messaggio che è: ciao, hi there, welcome to Mr. Taxi Booking. Ma lasciamolo parlare, così evito di... Ora, questo messaggio con diciamo questo bottone di play è solo per avere una resa immediata di come suona il testo. Abbiamo a supporto diverse lingue, tra cui l'italiano, e quindi questa stessa resa si può utilizzare con i differenti linguaggi. In questo caso la lingua qui, come si è notato all'accento, è inglese britannico. Ora, abbiamo deciso il testo che vogliamo presentare. Se l'utente non risponde entro 8 secondi, cioè, scusa, non ho capito cosa mi hai chiesto, me lo ripeti? Quindi è un diciamo messaggio di fallback. E nel caso in cui si è chiesto qualcosa che non esiste, dice: guarda, amico mio, non capisco quello che dici. Semplicissimo. Quindi, qui abbiamo dei gruppi che vengono chiamati flow o flussi, in cui il bottoncino blu è la richiesta dell'utente, che in questo caso, visto che questa è una preview, ecco qua, ha dei messaggi che è in grado di capire, tipo vorrei un taxi, ordinami un taxi, oppure ok, non mi interessa più niente, lasciamo perdere. Ora, facciamo una preview. Hi there, welcome to Mr. Taxi Booking. To interact with our application, say taxi order or status. Taxi order. Where the taxi should come to pick you up. Monument. Sorry, I only understand the commands entered into this project. Ho detto una cosa che lui non si aspettava, perché lui si aspettava una via o una ubicazione. In questo caso, una ubicazione che io avevo definito nella fase testing era Overnini 42 o Bernini 42, perché a volte capisce uno e a volte capisce l'altro il riconoscimento, dipendendo dal microfono o dal rumore che c'è sottofondo del computer. Comunque, avessimo voluto prenotare un taxi per il Metropolitan Museum. Hi there, welcome to Mr. Taxi Booking. Facciamo to interact questo. With our application, say taxi order or status. Taxi order. Basta una... Perché succede questo? Questo è successo poiché sto utilizzando il microfono del computer, ovviamente con gli auricolari, e avendo il microfono è una resa totalmente diversa. Il dato viene capturato e viene renderizzato. Questo vuol dire che qui si vede immediatamente, anche in fase di testing, quali possono essere gli errori durante una specifica richiesta. Per esempio, ci sono frasi come, per esempio, Benini 42, che può essere compreso bene, come Benini 42 singola frase, o Benini 42 con lo spazio. Facendo questo tipo di testing sappiamo già a priori che se noi scriviamo Benini 42 tutto unito, nel 70% dei casi viene riconosciuto, mentre invece il 30% dei casi potrebbe fallire, mentre al contrario con lo spazio potrebbe essere un problema, poiché non è in grado il device di comprendere lo spazio o la pausa, o meglio, dipendendo dalla lunghezza della frase. Comunque, questo è più o meno come si articola un'applicazione, e ha diverse funzionalità, nel senso che nel caso in cui si vuole prenotare un taxi, si danno dei testi che poi diventeranno gli intent veri e propri, che collegano alla risposta o alle risposte, oppure come vediamo ci sono dei gruppi che definiscono anche diversi sottocomandi per la stessa, per diciamo altre funzionalità, tipo sì, no, se sì fai una cosa, se no fai un'altra.
quindi è una specie di motore di condition. In base alla condizione che dai, io mi comporto in un modo diverso. In questo caso, avessi detto stop, sarebbe andato direttamente qui su exit, dove si sarebbe sentito un suono che avevo predefinito, che era... e basta, l'applicazione che si chiude. E questa è una semplice overview. Abbiamo finito, se avete qualsiasi domanda. Ho una domanda a riguardo, ho visto che prima l'impostato ha fatto vedere che ci sono delle risposte che si possono dare. Sì. Allora, innanzitutto, tutto deve essere per forza in inglese, può essere supportato in multilingua? Cioè abbiamo il supporto multilingua, aspetta, non so il mouse, sì. Si va in edit project e si sceglie la lingua che si vuole. Praticamente. Ora qui noi abbiamo abilitato al momento solo queste quattro, si possono abilitare anche le altre. Tra cui l'italiano. Sì, c'è anche l'italiano. Italiano e un'altra dozzina di lingue. E l'altra domanda che volevo fare era, per quanto riguarda dare insomma questa user experience, non so come dire, si cerca di dare una user experience abbastanza piacevole all'utente, si cerca di dare una risposta mai più possibile, non sempre la stessa identica. È possibile implementare anche questa cosa, cioè la variabilità della risposta che si dà all'utente? Possiamo, si può fare questo nel momento in cui ora questa qui è la versione che c'è al momento, stiamo lavorando ovviamente su altro, tra cui la resa randomica delle frasi. Date tipo tre frasi, si può avere o diciamo 33, oppure si può scegliere un diverso peso per la risposta, quindi la risposta più probabile o meno probabile, che comunque fa sempre riferimento alla stessa azione. Allora, in pole position, lui, prego. E poi in questa fase beta ci sono delle pagine a supporto del test della community, tra virgolette, dei vostri. Allora, abbiamo qua la community, abbiamo qui il sito di supporto con delle guide che edita praticamente giornalmente. Perché sono... non giornalmente? No, settimanalmente però sì, cerchiamo di aggiornare settimanalmente con i vari cambiamenti che facciamo alla piattaforma o suggerimenti che ci arrivano dai nostri utenti. Io non riesco a capire, a questo punto, cioè, fatta questa cosa, com'è che si collega, se io ho fatto un programma e lo voglio esporre su una cosa, com'è che si riesce a scrivi mettere... degli endpoint in HTTP, HTTPS, tramite paradigma REST, in JSON come data serialization, ti interfacci con chiunque, cioè, puoi interfacciarti con Airtable, puoi interfacciarti con la tua applicazione di terze parti che espone gli endpoint in HTTP, HTTPS, e sfrutti praticamente quello che già c'è. Cioè, e questo è già completo per agganciarmi, cioè io quello che faccio qui poi lo posso agganciare alla restante parte dell'applicazione. Sì, per esempio c'è una parte, noi abbiamo qui un esempio con le variabili post, per esempio questa qui è proprio la mia di test, in cui noi abbiamo delle variabili, quindi c'è name in questo caso, che sarebbe US first name, che viene da Amazon, e qui praticamente si cattura il nome, come vedi c'è name, ovviamente questo qui abbiamo fatto semplicemente non è uno usability test, questo qui è soltanto un functionality test. E in name c'è una richiesta di tipo post, come vedi che viene fatta da Airtable, che inserisce i dati direttamente in questa database di Airtable. E da qui poi si può anche agganciare un successivo messaggio: grazie per aver salvato i tuoi dati. Quindi, che ne so, un form, l'idea che noi abbiamo di un form, qui può essere anche fatto. Sì? Avrei anticipato la mia domanda, lui, però la volevo fare meglio.
chiamo il PI, il primo PI. Ok. Per ambienti finanziari. Quindi se volessi testare, ho provato a farlo, non sono riuscito. Ok. I miei mezzi di get cost è questa la fine. Sì. Quindi già sulle nostre cose. Sì. Cioè, che tipo di endpoint avete? JSON? Scusa, che tipo di protocollo avete? Sì, JSON su JSON. Sì, da questo potresti già iniziare a... Quindi già così come avevo bisogno di una cassa. No, così come... Sì, questo qui già così come ti permette di fare query sia in get che in post. E l'altra domanda è quindi su piattaforma Alexa, posso sapere cioè, quale device posso usare? Allora, volevo capire la relazione. Per quanto riguarda le API... possono essere utilizzate entrambi i device. Quindi in deploy c'è Google Assistant o Alexa e poi in base a quello si fa il deploy. Se faccio il deploy ci deve essere l'acceptance da parte di Google. Per forza, sì, quello Alexa è. Alexa come per tutte le app. Sì, quello lì è. Beh, quello sì, quando si vuole andare in produzione, ovviamente sì, tu il testing lo puoi. Questo si può andare anche in produzione. Puoi arrivare fino in produzione se, quando loro ti certificano. Sì, si chiama certificazione. Ti certificano che si può utilizzare, è certificata l'applicazione per andare in produzione. In pratica, altrimenti resta circoscritto soltanto al testing. In pratica bisogna accreditarsi come skill Alexa. Bisogna registrarsi come sviluppatore di Alexa. Ah, okay. Si ha un account Alexa e dopodiché quando si arriva alla fase di deployment si prende il bottone deploy e al bottone deploy c'è diciamo inserisci il tuo username e la tua password, lo inserisci e poi c'è da fare riempire il form di Alexa, ma c'è già il nostro endpoint. Ah sì, suggeriscono qui dalla regia, una volta sviluppata e fatta partire la fase di certificazione. Noi ce l'abbiamo documentato nella nostra documentazione, però bisogna stare attenti che per 15 giorni, cioè i 15 giorni comunque fino a quando non viene certificata la voice application da parte di Amazon, non devono essere fatti assolutamente cambiamenti. Quindi, cioè, non ci si può cambiare nulla, perché altrimenti il processo di certificazione si resetta. Una domanda qua che aspettate un po', si collega a quelle precedenti. Io quindi con get e post potrei andare a prendere, comunque fare delle query su un database delle vie, no? Perché tu le hai messe a mano. Come fa? Sì, quello là, esatto, quello lì nella funzionalità, ho capito quello che dici. Qui in realtà l'address potrebbe essere una variabile, sì, che poi verrà fatto in write booking, viene a essere fatto sul database per controllare la via, per esempio. Ma io qui, in questo caso, ce l'ho messo a mano. Sì, perché adesso vabbè così. Però se fosse, ad esempio, un carrello, no? Sì. Io devo andare a capire, a mandare delle informazioni, fare una query su un database tramite un JSON, tutto quello che vuoi, delle API direttamente, connettermi a questo database, capire se la richiesta del prodotto c'è, e restituire sì o no, certo. E di conseguenza oppure offrirgli un'alternativa. Infatti, se tu vedi questo esempio qui, questo qui è per il meteo, data una città che lui capisce dal comando, con la variabile in questo caso US City, sempre per fare i test. Nel caso di City viene fatta una query a Open Weather Map, che permette di avere comunque, quello che ti dicevo è che se ne... qui, eccolo qua. Vedi, in questo caso viene fatta la query a Open Weather Map che ti dà il meteo della città che, se tu vedi, è tra le curly brackets. Vedi che c'è... Sì, vedi, sì.
quindi sì, automaticamente sì, te lo cattura, ti cioè ti ha catturato il dato che tu hai detto prima, ha verificato, perché dobbiamo pensare a una cosa, che sia Amazon che Google hanno due motori di intelligenza artificiale che a ogni frase che diciamo cattura gli intenti per noi. Sappiamo benissimo che esiste Rasa, sappiamo benissimo che esistono altri motori di intelligenza artificiale, DNLP e NLU. Questo, nel caso in cui si utilizzino i loro devices, loro ti offrono questo for free, praticamente. Ti danno la cattura degli intenti basati su alcuni, diciamo, su alcune metriche, comunque su alcune euristiche che loro hanno. In questo caso, per esempio, era US City, quindi automaticamente identifica che è una città, quindi loro ti fanno la validazione a monte del dato. Però può essere giusto o sbagliato, dipendendo dal loro motore di intelligenza artificiale. E il dato viene a essere poi messo lì, e voilà. Un sottotono. Ok, c'erano un paio di domande ancora. Un cross con API. Vai. Non conosco Alexa e Amazon, ma per quanto riguarda Google, per fare il riconoscimento vocale non bisogna registrarsi. Io con Google Voice dovevo registrarmi con Google per avere... Google Voice parli del servizio telefonico? No, per il riconoscimento vocale. Ok, no, quella è un'altra cosa che... Cioè, avevo fatto in Python delle cose e avevo anche limitato 50 query. Esatto. E c'è ancora questo limite anche in questa soluzione? No, perché quello che tu fai con Amazon, con Google Assistant... Con Google Assistant... è diverso, nel senso che loro ti danno la fase di debug, comunque di development limitata, e poi cioè, dipende da te, quando sei in produzione, sei in produzione, allora no. Sono che il testing di 50 richieste al giorno sono poche. Dipende un po' da quello che cerchi di fare, però possiamo parlare dopo. Altre domande dopo, durante il networking alla fine. Grazie. Grazie a voi.